Il sito di finanza personale. Vi ricordiamo di mettere un like e di seguire il nostro canale per avere ulteriori aggiornamenti. Grazie. Oggi parliamo delle migliori banche italiane, quelle più sicure ed affidabili. Come riconoscere se una banca è migliore di un'altra? Ci viene incontro la BCE in questa valutazione. La BCE fa delle prove di stress test, cioè dei conteggi sui bilanci delle banche, ponendo un caso di grave crisi internazionale. In base a questi conteggi, la Banca Centrale Europea, PROMU 8 OVE, o boccia le banche. Si tratta di conteggi molto conteggi basati su parametri estremamente complessi, riportati nel nostro sito di Finanza Italia e denominati SRP 2023, di solito infatti vengono fatti una volta all'anno, anche se c'è stata una pausa di 2 anni per il Covid. Per riconoscere la banca migliore quindi, cioè per capire se una banca è più sicura di un'altra, lo si capisce dal livello di patrimonializzazione, proprio come un'azienda qualsiasi. Per facilitare questo impegnativo calcolo, ecco il CET1 RATIO, o Tier 1 o Tier 1 Capital Ratio, espressa in percentuale. Più la percentuale è alta, più la banca è in buona salute. Si considera una banca in difficoltà quando il CET1 Ratio inizia ad essere intorno o sotto al 10%. Mentre un istituto di credito è in buona salute quando esprime un CET1 ratio superiore al 10. Meglio se 15 o 20 o superiore, ma di solito le migliori si attestano intorno al 10%. Quali sono le migliori banche italiane per CET1 ratio Pillar 2 Requirement? Dopo l'istituzione del Fondo Atlante 1 e 2 nel 2016 per intervenire sulle crisi bancarie italiane dei crediti deteriorati e il fallimento di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca liquidate poi dal D.L. 99-2017, il CET1 ratio è tornato argomento di discussione per valutare salute e solidità degli istituti di credito italiani. Nell'analisi dei profili di rischio bancari SRP, Supervisory Review and Evaluation Process, si tiene conto di due parametri fondamentali, CET1, che indica capitale ordinario, riserve e utili non distribuiti e il CET1 ratio, cioè il rapporto tra CET1 e attività a rischio implicito. In collaborazione con EBA, European Banking Authority. La BCE effettua degli stress test periodici per esaminare le banche del continente e capire come queste potrebbero reagire a eventuali scenari di crisi. In questo modo vengono valutate anche le migliori banche italiane per rating, che secondo gli ultimi stress test SRP 2023 sono tra i nomi più importanti a livello nazionale. Secondo la BCE, tutte le banche italiane ed operanti in Italia hanno superato gli stress test nel 2023. I prossimi stress test dovrebbero avvenire all'inizio del 2024, almeno in teoria. Finalmente una buona notizia per i correntisti e tutti i clienti. Dopo che per anni siamo stati tutti un po' in apprensione proprio per le tante crisi bancarie che si sono susseguite dopo la grande recessione del 2008-2009. Una delle banche più solide, ormai da anni risulta essere Fineco, con la quale infatti il nostro sito Economia Italia ha iniziato una affiliazione collaborativa. Le altre banche, chi più chi meno, hanno tutte superato a pieni voti gli stress test della BCE. Particolare menzione va alla banca Monte dei Paschi di Siena che dopo anni di difficoltà ha superato gli stress test a pieni voti anche in caso di scenario avverso. Supererebbe la soglia di attenzione del 10%.